Vediamo cosa è successo nella salita tra A e B. Il sasso partiva con 36 joule di energia cinetica, ma durante la salita li perde, perché rallenta, dal momento che la forza di gravità è rivolta in basso e fa sul sasso un lavoro resistente, un lavoro negativo. Quindi la forza di gravità rivolta in basso fa rallentare il sasso perde velocità, perde questi 36 joule di energia cinetica, li perde progressivamente fino a fermarsi nel punto più alto in B. Ma questi 36 joule non vanno persi nel nulla, sappiamo che l'energia si trasforma. Questi 36 joule diventano energia gravitazionale. Infatti, mentre il sasso rallenta e perde energia cinetica, sale di quota. Sale di quota, aumenta la sua energia gravitazionale. Questa energia gravitazionale aumenta proprio di 36 joule e si porta a 134 joule. Infatti torna alla somma 0 più 134, totale 134. Quindi l'energia cinetica si è progressivamente trasformata in energia potenziale gravitazionale. Quando poi il sasso da B torna giù, stavolta perde l'energia gravitazionale, che da 134 progressivamente si porta a 98 e poi si porta a 0. 0 quando il sasso arriva al livello del terreno. Questa energia gravitazionale che viene progressivamente persa, però, viene trasformata in energia cinetica. Infatti il sasso, quando torna giù, acquista velocità, grazie al lavoro motore che su di lui fa la forza peso. Ed ecco che questi 134 joule progressivamente abbandonano la forma gravitazionale per andare nella forma cinetica. Cosicché quando il sasso giunge a terra, posizione D, ha tutta l'energia nella forma cinetica e niente nella forma gravitazionale. Di nuovo la somma si è conservata, l'energia meccanica è sempre 134 joule, ma è diversamente ripartita tra cinetica e potenziale gravitazionale. Quindi quello che succede è che queste due forme di energia cambiano continuamente e si trasformano l'una nell'altra mentre il sasso vola. Quando il sasso sale è l'energia cinetica che diventa gravitazionale e quando il sasso scende l'energia gravitazionale diventa cinetica. L'energia quindi transita da una forma all'altra e cambia padrò, cioè passa dalla forma cinetica a gravitazionale e viceversa. Vedremo anche che i joule che cambiano forma di energia, che cambiano padrò, per esempio qui sono 36 joule a cambiare da cinetica a potenziale gravitazionale, i joule che cambiano padrò sono il lavoro della forza di gravità. Lo vedremo meglio più avanti. Vedremo che il lavoro in questo esercizio della forza di gravità è l'energia in transito. Il lavoro è energia in transito nel senso che è energia che transita, cioè che passa da una forma a un'altra, cinetica, potenziale e viceversa. Qui transitano 36 joule da cinetica a potenziale, poi 134 joule da potenziale a cinetica. Vedremo che 36 joule è il lavoro della forza peso in salita, un lavoro negativo, meno 36 joule, lavoro resistente, e più 134 joule è il lavoro della forza peso in discesa. Comunque, a parte il lavoro della forza peso, vediamo di nuovo le trasformazioni di energia. Energia cinetica e gravitazionale è come se fossero due serbatoi collegati da una conduttura, quindi due vasi comunicanti, riempiti a metà, diciamo, da un liquido, dall'acqua. L'acqua sarebbe la quantità di energia e l'acqua può andare da un serbatoio all'altro, però la quantità totale d'acqua rimane fissa. Cambia solo la ripartizione della quantità d'acqua tra un serbatoio e l'altro. In altre parole, un serbatoio si svuota, allora l'altro si riempie, perché l'acqua passa dall'uno all'altro e viceversa. Quindi c'è un continuo trasferimento di energia da un serbatoio all'altro, dall'energia cinetica a gravitazionale e viceversa,